Festival del Mare del Miglio d'Oro fa tappa oggi al Liceo Artistico Degni di Torre del Greco con il convegno Il Mare genera arte. Un'occasione per parlare agli studenti del connubio tra mare ed arte, proprio nella scuola dove si insegna l'antica arte della lavorazione del corallo e dei cammei. La tavola rotonda rientra nelle attività legate alla prima edizione della rassegna organizzata dalla Bazzarra con il finanziamento della Regione Campania, FLAG Litorale Miglio d'Oro e la collaborazione dei comuni di Porti, Circolano, Torre del Greco e Torre Annunziata. È il secondo convegno del festival Chiteno Mare, organizzato dalla Bazzarra con i finanziamenti del FLAG del Litorale Miglio d'Oro, Regione Campania. Ed è un festival che vuole raccontare il mare, ma porsi anche delle domande su come poter migliorare tutto ciò che gira attorno al mare. E stamattina qui al Degni parliamo di questo. Abbiamo invitato esperti per le varie dimensioni del mare genera arte, quindi incisori, storici, imprese, da Socoral a coloro che si occupano del marchio UNESCO, Altari, alle istituzioni. Per cosa? Per dirci cosa? Che l'identità che noi portiamo dentro e addosso, anche potremmo dire bagnata, no? In certo senso dal mare, quella vesuviana soprattutto, è ben forte dentro ogni immaginario collettivo, e il mare lo è. Allora diciamo, stiamo stimolando in questo caso gli studenti a una riflessione, stimoliamo gli studenti a venire anche a partecipare a questo villaggio del mare che si farà il 28 e il 29 maggio presso i Molini Meridionali Marzoli, dove le scuole, tante scuole del territorio, si esibiranno, parteciperanno con micro spettacoli sul tema mare. Ci saranno dibattiti, ci saranno laboratori, ci saranno associazioni con stand che racconteranno il loro impegno in salvaguardia del mare. La mia idea è stata proprio quella di porre una responsabilità addosso a chiunque col titolo Chiteno Mare, perché il titolo Chiteno Mare ti dà in qualche modo una responsabilità del fare, di accorgertene che tu hai il mare, ma se hai il mare cosa devi fare? Per viverlo, per amarlo, per preservarlo, per svilupparlo, per raccontarlo? Ecco, questo festival è un primo step in cui proviamo a ragionarci intorno. Come il mare può generare arte? Il mare genera arte perché il mare rappresenta sicuramente tutte quelle che sono le emozioni e la trasparenza e la possibilità delle persone di manifestare tutto ciò che di bello e di unico è dentro di noi. Chiteno Mare, la canzone la conosciamo ed effettivamente è così, perché Chiteno Mare ha la possibilità di accorgersi di cose, di vedere cose che altri non riescono a vedere, e noi attraverso il lavoro e l'incisione del corallo e del cammeo vediamo figure, vediamo sogni, realizziamo esperienze interiori, e la nostra scuola è proprio la crocevia dell'unicità e della bellezza. Non è un caso infatti che la location per il convegno di oggi sia questa scuola dove da secoli, potremmo dire, si insegna la lavorazione del corallo, del cammeo e l'arte orafa. Sì, la nostra è una scuola importante, è un centro di produzione e di formazione. I nostri ragazzi attraverso la progettualità poi realizzano e quindi diventano artisti professionisti e artigiani. Un'opportunità dunque per riflettere partendo dalla riscoperta della propria identità culturale, ma anche un focus sulla risorsa mare a 360 gradi, in sinergia con tante realtà, in un'ottica di cambiamento e di rilancio. Il Festival del Mare vuole mettere in risalto non soltanto praticamente la nostra cultura, la cultura di pescatori, cultura praticamente di lavorazione del corallo, ma anche la tutela e la salvaguardia del nostro mare. Se noi sappiamo valorizzare questo nostro patrimonio, vuol dire praticamente tutelare e preservare il nostro futuro e il futuro dei nostri giovani. Una risorsa dunque che ha a che fare con il nostro territorio proprio a 360 gradi. Sì, io dico sempre che noi non siamo soltanto gente di mare, ma siamo una cittadini su mare, che praticamente ci differenzia dalle altre realtà, perché mentre le realtà vivono solo sul mare, noi siamo gente di mare perché abbiamo fatto del mare una nostra economia e quindi l'abbiamo saputo valorizzare. Però ad oggi è giunto il momento non solo di valorizzarlo, ma di tutelarlo a 360 gradi. La nostra presenza qua, la nostra vicinanza alla scuola è di fondamentale importanza, svolge per noi una funzione vitale e rappresenta, diciamo, l'istituto che ormai da
possiamo dire da qualche secolo, forma queste nuove generazioni, permette di dare continuità al settore e va posto anche, diciamo, l'accento sul fatto che l'artigianalità ha la sua importanza, la manualità, la capacità di creare arte, ma altrettanto la capacità di saper essere presenti sui mercati. Torre del Greco al momento quanto è presente sui mercati? Ma Torre del Greco con il corallo è presente nei mercati di tutto il mondo tanto, è un'estensione notevole ed è presente da decenni, perché la maggior parte del corallo che qua viene lavorato, così come il cammeo, viene esportato. L'esportazione va negli ultimi anni, si è diretta soprattutto verso l'Asia, quindi verso la Cina, verso il Giappone, mercati di sbocco rappresentato dagli Stati Uniti d'America, poi comunque la presenza in Europa è molto forte. Avevamo sottoscritto un accordo 2 anni fa con la Regione Campania, il Comune di Torre del Greco, il Tari ed Assocoral per una scuola di eccellenza per 20 allievi finanziata da Regione Campania. Non soltanto riprenderemo quel progetto a brevissimo, ma faremo di più, perché con i fondi FSE, con l'assessorato alla formazione, abbiamo stabilito di finanziare con un cospicuo finanziamento di 20 milioni di euro una serie di accademie aziendali, accademie legate alle tradizioni artigianali e accademie per l'eccellenza. Ecco, tra queste eccellenze rientrerà sicuramente la lavorazione del corallo e del cammeo, che fa conoscere Torre del Greco, che è la quarta città della Campania e dunque l'intera regione, in tutto il mondo. Stiamo lavorando molto in questi anni, soprattutto per restituire anche la balneazione qui nella città di Torre del Greco. Lo stiamo facendo con un'opera ingegneristica molto importante, unica nel suo genere, lavoro di depurazione del mare che restituirà la balneazione e darà impulso al settore turistico balneare della nostra città.